L'importante è leggere di tutto, come dice il titolo di questa canzone di Dolce Nera. È perfetto, leggere di tutto. E anzi, a proposito, prendo qui spunto da una frase di un libro, è proprio per questo che noi abbiamo adesso una insolita e divertente ma interessante intervista, dove proponiamo quello che è il periodo di oggi, cioè qui va tutto alla grande, non ho bisogno di rimpiangere il meglio perché il meglio è già oggi. E questa è una frase scritta dalla nostra attrice, opinabile, se mi permetti. No, vabbè, adesso la commenteremo, ovviamente, scrittrice Francesca. Ciao Francesca. Ciao Walter, ciao Antonella, buongiorno. Francesca, buongiorno. Buongiorno. Osavo dire opinabile perché, oddio, se l'hai scritto vuol dire che in fondo sei un'ottimista nata. un po' sì. Perché per chi è pessimista, il meglio deve sempre arrivare e non arriverà mai. Infatti, Francesca, guarda, svisceriamo un po' questo discorso dell'argomento del libro. Il tuo libro si intitola Dove guardano i tuoi occhi, tema un libro rivolto ai giovani e agli adulti, raccontiamolo un po', ecco. Allora, fondamentalmente è un libro scritto sì per la fascia giovanile adolescenziale, però dicono tutti che un buon libro per ragazzi deve essere apprezzato anche dagli adulti, quindi ci rivolgiamo anche agli adulti. Perfetto. Dove guardano i tuoi occhi il titolo? E la domanda fondamentale, il punto da cui parte tutta la storia e anche il punto in cui trova la sua conclusione un po', diciamo, originale, così a sorpresa. E la domanda è fondamentale, è proprio questa: dove guardano i tuoi occhi? Dove dirigi lo sguardo? Quali sono le cose importanti? E nella storia si cerca di riflettere con dolcezza e ironia su cosa può significare crescere, amare, soffrire, cercare di ritagliare un po' nel mondo un mondo a misura di ragazzo, perché il mondo è gestito dagli adulti con un linguaggio a volte incomprensibile per chi dalla fanciulletta passa alla giovinezza, no, attraverso l'adolescenza. Quindi diciamo che vengono sviscerati anche degli argomenti dedicati agli adulti in maniera più semplice, che però arriva, diciamo, anche in maniera più immediata. Ha voluto tirar fuori il suo essere bambina ancora. Certo, sì. Anche perché lo siamo un po' tutti, insomma. Certo, perché comunque sia la protagonista, quando riflette, in verità, riflette in modo originale parlando con una bambina nello specchio. Questa bambina altri non è che lei quando era ancora una fanciulla, quindi insomma, e c'è questo contrasto un po' tra la freschezza della fanciulletta, quello che dicevi prima tu Antonella, no? Sì. L'ottimismo che è tipico, sì, un po' dell'essere bambini, comunque va tutto bene, i bambini non si rendono conto anche un po' delle conseguenze delle loro azioni, di quello che accadrà per loro, loro vivono il presente, sempre tutto bello, allegro. E un po' questo contrasto con un adolescente che inizia invece a vivere i problemi della vita quotidiana e cercare di non perdere quella freschezza, però con la consapevolezza che poi si ha da adulti. Senti Francesca, parliamo di questo presente. Il tuo libro è stato uno dei tanti libri presentati al Festival del Libro di Torino, sì, manifestazione molto importante della quale adesso ci parlerai, ci parlerai anche della tua presenza lì, insomma, di quello che hai captato e che ci puoi raccontare. Intanto tutto questo in un momento in cui emergono dei dati che conoscevamo già, che sono sempre alquanto preoccupanti, che ci raccontano che più di un italiano su due non ha letto nemmeno un libro nel corso degli ultimi 12 mesi. Vuoi perché non si interessa, vuoi perché i libri purtroppo costano. Vuoi perché adesso ci sono mezzi digitali che permettono anche una lettura più breve di tante cose e che secondo me limitano veramente tanto, certo, la bellezza della lettura del cartaceo. Speriamo, sì, che così non si arrivi un giorno. Raccontaci di tutte queste tue impressioni. Certo. Allora, il libro è stato presente al Salone Internazionale del Libro di Torino, che si è concluso lunedì, allo stand della Casa Editrice Europa. E c'è interesse comunque per la cultura. Diciamo che l'Italia non è sempre questa cosa grigia che si vuole descrivere. Certo, i dati sono quelli che sono e sono oggettivi. Però c'è comunque fiducia nel futuro, soprattutto nei giovani, che cerchino comunque di continuare a leggere anche libri cartacei,
anche i classici che veramente ci danno tanto. Ma io direi anche di leggere qualsiasi tipo di rivista, cioè la cosa importante leggere. È leggere. Partiamo anche da questo... la carta igienica quando leggere. Si è seduto sul cesso. Quando... bisogna leggere, partiamo da questo presupposto. Io veramente farei una cosa, direi ai giornali, già che non vendete più, sì. Stampate le notizie sul rotolo di carta igienica, ma lì si è costretti a leggere. Ma lì devi leggere per forza. Vero, un bel libro, un romanzino. E anche perché è uno dei momenti migliori quello per leggere. Francesca, la vogliamo sottoporre questa idea al prossimo salone? Sicuramente avrebbe successo. Senti Francesca, ma come si diventa scrittori? Insomma, scrivere non è da tutti. Ma qui abbiamo... Molti scrivono. L'idea nasce da sola. Pochi hanno la possibilità di farsi conoscere da una casa editrice. È molti vero. Anche perché hanno paura che i propri scritti poi diventino marciscano. Proprietà della casa editrice. Insomma, come si fa a essere conosciuti, a sottoporre il proprio lavoro pur essendo sicuri che questo non vada in mani sbagliate? Certo, allora ci sono diverse modalità, dall'iscriversi alla SIA e comunque al magari mandarsi una copia del proprio romanzo con il bollo postale per avere la sicurezza, insomma, che non venga, tra virgolette, plagiato, ecco, sì. Ecco, ci sono tantissime modalità. Chi è interessato basta anche semplicemente fare qualche ricerca su internet per capire un attimo come muoversi. E poi sì, scrive, come si diventa scrittori? Brava. È una domanda veramente, anche perché io non mi sento neanche scrittrice, nel senso che questa è la mia prima esperienza e vedremo, insomma, speriamo che vada bene, vada in porto. Di sicuro le idee, come ha detto Walter, nascono da sé, le idee sono nell'aria, ci sono le persone che sono magari più sensibili, le captano e poi hanno anche la capacità magari di metterle per iscritto. E poi anche un altro aspetto, diciamo, sono le esperienze che viviamo, certo. Quello che vogliamo tirar ma fuori. Anche perché è vero che ci sono molti scrittori... E poi studiare l'italiano, ecco, quello sicuramente. Ma dico, è vero che ci sono molti scrittori o sedicenti tali, no, dico sedicenti tali perché molte volte i loro scritti vengono rivisti, riscritti, riproposti in varie bozze da altre persone che poi restano assolutamente nell'anonimato? Sì, sì, sì. È vera certo, questa cosa? Certo, sì, per quel che mi riguarda diciamo che il lavoro di editing è stato veramente rispettoso del mio lavoro, nel senso che è stato veramente una correzione, ma a livello di refusi, sì. Quindi insomma devo dire che la casa editrice si è comportata veramente benissimo e non ho visto, ecco, stravolta né la mia idea né il mio lavoro, assolutamente. Anche perché sarebbe davvero quasi uno scempio fare una cosa del genere, sì, cioè davvero rivoluzionare quello scritto. Ma come diceva Antonella, capita purtroppo, infatti ci si rivede poi su internet, perché ora parliamo sempre di internet per la comunicazione, che vengono pubblicati libri a destra e a manca, ma magari dell'idea originale dell'artista c'è ben poco. Cioè davvero viene rivoluzionato questo. Certo, comunque l'artista firma sempre un contratto dove comunque le clausole sono ben definite e quindi se viene fatto è l'artista stesso che lo permette comunque in ogni caso. Allora, quindi voglio dire, è sì. Anche questione, ecco, di come ci si pone nei riguardi, insomma. L'autore vuole, sì, vuole, forse vuole difendere la propria opera o se pur di venire pubblicato è disposto magari a scendere a compromessi. Ed è così, ecco, dell'era questa. Dell'ottimismo. Senti, prima di salutarci, dalla famosa certo. Torre butteresti giù, attenzione, Walter o Antonella? O Arianna Pallaci o Stephen King? Scusami Antonella, non ho sentito. Chi butteresti giù dalla torre? O Arianna Pallaci o Stephen King? Aia. Senti, posso dire nessuno dei due? Ma sì, diplomatica. Lo può dire. Non sono diplomatica perché io sono una lettrice compulsiva, nel senso che io amo leggere e amo leggere dall'horror, fantasy, fantascienza ai romanzi storici, impegnati, saggi. Per me serve tutto. Serve lo svago, serve il sogno, sognare e serve poi la riflessione. E perché no? Spesso sono unite, anche in romanzi magari che all'apparenza possono sembrare frivoli, poi
c'è un sottofondo importante. No, no, questo no, è vero. Io non li butterei dalla torre. Allora, facciamo una, diciamo, facciamo una domanda ottimista, ottimistica, ecco. Chi inviteresti a casa tua come scrittore preferito o scrittrice preferita? Sì, io inviterei Jostein Gaarder, che è uno scrittore norvegese. Il suo libro più famoso è Il mondo di Sofia, più o meno lo conoscono sì, tutti. Sì, sì. E poi ha scritto veramente tantissimi libri che spaziano dalla scienza alla filosofia, ma sono sempre dei romanzi, sono sempre delle storie avvincenti che ti fanno riflettere sulla condizione umana, sul mondo, sull'universo. Sono veramente meravigliosi, li consiglio da a tutti. Sì, teniamo ti lasciamo sempre con il messaggio di leggere anche la carta igienica. Anche la carta igienica. 30 secondi, Francesca. Ho guardato i tuoi occhi. Ok, perfetto. 30 secondi, dove troviamo il tuo libro, Francesca? Sì. Allora, sul sito della casa editrice, alla sezione bookstore. Ok, perfetto. La casa editrice Europa. In libreria si può ordinare, sull'app Stall per la versione ebook e sui principali bookstore online, IBS, Un Libro, Amazon. E insomma, chi più rapida metta, dove Francesca guardano i tuoi occhi. Ciao Francesca. Auguri. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao.